Allora, tenendo conto che io lavoro principalmente con la performance fin dall'inizio, che è la cosa che forse mi prende di più, il primo problema con un gallerista è sempre stato cosa vendo. E quindi ho cercato fin dall'inizio di sviluppare contemporaneamente anche l'aspetto oggettuale delle cose, della serie faccio la performance, io non ci sono più al posto della performance, c'è qualcos'altro, può essere una visione lontanissima, qualcosa che abbia una poetica che sia strettamente legata alla performance che avevo fatto. Però è chiaro che quando ho deciso che ero pronto per fare delle mostre e mi sono relazionato con i galleristi privati, dovevo garantirgli che ci fossero delle cose da vendere, semplicemente parlando è quello. Benissimo. Allora il contratto era questo. Io faccio quel che mi pare, garantendoti anche delle cose che possono avere una vendibilità. Senza però cedere di mezzo millimetro sul nocciolo del lavoro, sul lavoro duro, sulla performance, sulle strutture che sbragano le pareti. Diciamo che non ho piegato il lavoro, ho fatto anche altri lavori, ma ecco, perché mi sembrava l'unica soluzione possibile per risolvere questa diatriba. Nel momento in cui ho avuto dei figli, la questione è cambiata ulteriormente, perché prima non potevo, prima di tutto non avevo più il tempo libero di prima, non potevo stare tutto il tempo in studio a far saldare col ferro. E il lavoro che sto sviluppando ora con le moleschine è un lavoro molto più leggero, quindi molto più semplice da un certo punto di vista, contemporaneamente molto più lungo, quindi tra parentesi anche più faticoso. Per me è più facile fare una tubatura di 3 quintali che non un lavoro di 1,5 m con le moleschine, perché l'impiego del tempo è molto più tempo. E quindi alla fine, il fatto di avere dei figli che mi costringeva a stare a casa, mi è uscito fuori questo lavoro qui sono a casa e faccio i disegni a casa tra una cacca e una pappa. E quindi è dovuto a quello il cambio di lavoro. Ma questo cambio ti soddisfa? Sì, se no non lo esporrei.